bel tema per costruire l'ecumenismo cristiano è la custodia del creato, ma il creato è bello anche guardarlo. Immagini dal cielo, ce ne sono arrivate tante, soprattutto quando molti astronauti sono ritornati ai media più social, e questo non era accaduto se non di recente. Eppure questa volta, attraverso il mensile Luoghi dell'Infinito, davvero troviamo più infinito in alcune immagini che arrivano dall'alto. Certo, l'universo infinito è lontanissimo, qui siamo molto molto vicino alla Terra comunque, però scopriamo quanta bellezza. Un fragile gioiello blu. Il testo è di Leonardo Servadio e le foto vengono proprio dall'archivio della NASA. Ed è importante conoscere questa vicenda statunitense che apre proprio l'articolo. Perché andare nello spazio? Perché è lì, spiegò John Fitzgerald Kennedy nel noto discorso del 12 settembre 1962 alla Rice University, quando annunciò il progetto di mandare un uomo sulla Luna. Citava, a sua volta, l'esploratore britannico George Mallory, che con quelle parole aveva dato ragione del desiderio di conquistare l'Everest. Quindi questi grandi navigatori, esploratori che nella nostra Europa hanno davvero costituito un firmamento eccezionale, se si vuole andare a scoprire chi ha letto il creato e non solo contemplato, chi ha rischiato la vita per far conoscere agli altri meglio il nostro pianeta, ecco, da lì, attraverso il rimbalzo del resto di un presidente di origine europea come John Fitzgerald Kennedy, che aveva salde radici in Irlanda, ecco che ci ritroviamo questa grande istituzione, la NASA, che comunque è rimasta ben salda nonostante le tempeste che, come sappiamo, attraversano periodicamente i nostri amici atlantici. E andiamo ancora. Come rileva Umberto Guidoni, il primo astronauta europeo a metter piede nel 2001, quindi giusto 20 anni fa, sulla Stazione Spaziale Internazionale, la Terra, dallo spazio, appare come un gioiello colorato, ma anche tanto fragile, al punto che ti viene voglia di abbracciarla. Se visto dal basso, appare immenso, e la sua natura travolgente e soverchiante, qui soggetto è il nostro pianeta. Dall'alto si rivela piccolo, e la sua natura, che è la nostra, vulnerabile. E ci sono tantissimi altri elementi che potremmo citare poeticamente, però è più bello, dopo quella immagine appunto del pianeta blu, anche scoprire queste fotografie, sempre grazie all'archivio della NASA. Un contrasto che non potrebbe essere maggiore. Il ghiacciaio in Groenlandia, denominato Petermann, e il deserto della Namibia. Guardate lo splendore, perché ci fa immaginare quanta in realtà poca distanza ci sia dal punto di vista dei grandi numeri dell'astronomia e della natura tra un ghiacciaio e un deserto. Siamo davanti a un cambio epocale, nota Don Massimiliano De Franceschi, già meteorologo, ora parroco della diocesi di Bolzano-Bressanone. Bisogna comprendere che siamo parte di un tutto più grande, l'osservazione dallo spazio non fa che confermarlo. E voltiamo pagina, davvero vale la pena di scoprire come i colori più belli ce li offre ancora una volta la natura, anche se noi amiamo moltissimo
le riproduzioni artistiche, ad esempio riguardanti l'uomo, i paesaggi, lo facciamo proprio tramite questo mensile spessissimo, un'ammirazione che resterà e che non potrà che proseguire nel tempo, però questa volta approfittiamo. Ecco un tifone nell'Oceano Pacifico e invece sulla destra un fiume detto Fiume Nero che raggiunge il Golfo del Messico e anche qui, ripeto, immagini non ritoccate, ma semplicemente che giungono dall'alto attraverso la NASA. Che fare riguardo alla nostra responsabilità, evidentemente? Il contributo della Chiesa è fondamentale per rispondere a questa domanda, perché ha sempre proposto una visione globale dell'essere umano in rapporto con la natura e sempre di più il mondo della scienza lo comprende. Padre Angelo Secchi, gesuita, vissuto nel XIX secolo, vedete le due date, 1818-1878, fondatore della spettroscopia astronomica, è stato tra i primi meteorologi italiani e alcuni importanti osservatori, come quelli, anzi l'osservatore in questo caso, come quello di Brera a Milano e quello del Collegio Romano, sono nati in ambito ecclesiastico. Ma come vi dicevo, molto prima c'era stato appunto qualcosa che, se in questo caso si chiama ecologia, continuando a sfogliare la rivista, cioè comunque lo studio della casa, e la terra è la nostra prima casa comune, c'è moltissimo ancora da imparare. Vediamo la copertina in conclusione. La cura del creato, un numero monografico che è ben spiegato già in questa brevissima didascalia, ha un panorama tipicamente italiano, quello della Val d'Orcia. Frate Sole, Sora Luna, Frate Vento, Sora Acqua, Sora Nostra Madre Terra. Ci sono voluti 800 anni perché capissimo tutta la forza profonda e rivoluzionaria del cantico di Frate Francesco. La famiglia umana non è a sé, ma è parte di un sistema complesso e intrecciato. Papa Francesco, nell'enciclica che dalla poesia del Santo d'Assisi prende il nome, l'ha Laudato Si, è scritta con la data del 24 maggio 2015, ha proposto il concetto di ecologia integrale che allarga il termine dall'ambiente alla giustizia e all'equità che devono governare i rapporti con tutte le creature e i rapporti tra i popoli. Custodire la casa comune è un atto di carità. Ecco, forse è una sveglia un po' diversa, così come andare a sfogliare e comunque questo numero è imprescindibile. Ci sono mosaici, ci sono opere d'arte quasi contemporanee, custodire la terra, custodire il fratello, e scopriamo comunque anche le parole dell'Antico Testamento, in particolare il Magistero della Chiesa che nasce dal Genesi, e poi nuovamente la descrizione di quelle giornate straordinarie in cui il primo libro dell'Antico Testamento racconta come Dio ha creato prima l'ambiente per l'uomo e poi l'uomo stesso. Come vedete, poi si passa addirittura a un articolo che ci porta in uno spazio sacro meraviglioso che somiglia tanto anche alla nostra Italia, anche se siamo in Francia. Abbazie e monasteri nel Medioevo sono la culla di eccellenze enogastronomiche e di farmaci naturali, e il titolo è quasi inevitabilmente quel che passa il convento. Ma come vi dicevo, noi invece ci dobbiamo passare piuttosto rapidamente attraverso queste pagine. Perché? Perché la rivoluzione di Francesco, altro bell'articolo della grande esperta Chiara Forgoni, per ora lo accantoniamo per andare a riscoprire, visto che da poco è terminata la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, proprio il ruolo di questo ambito per costruire l'unità stessa. E c'è un'intervista sul mensile Jesus,
un concilio per tutti i cristiani. Il testo è di Vittoria Prisciandaro, che intervista Paolo Ricca, nato a Torre Pellice, ha studiato a Roma, negli Stati Uniti e a Basilea, ha insegnato storia della Chiesa, teologia pratica alla Facoltà Valdese di Roma. È stato per 15 anni componente della Commissione Fede e Costituzione nel Consiglio Ecumenico delle Chiese a Ginevra e ha curato per anni, proprio su questa testata Iesus, una rubrica sull'ecumenismo. Quindi il suo parere di pastore e anche di teologo, una voce importantissima non solo appunto in ambito valdese, è molto rilevante. Perché parla di concilio? Perché l'individuo ha come strada che intravede per una diversità riconciliata. E dice Ricca, le chiese dovrebbero uscire dal monologo dell'io, basto a me stessa, e finalmente stare tutte intorno al Signore, a mo' di mosaico. Stare tutti intorno al Signore tante volte è la realtà che noi per fortuna abbiamo scoperto. E qual è ad esempio un ostacolo importante nel dialogo? Secondo Ricca è la lentezza che le chiese tutte hanno a uscire dalla mentalità del monologo ed entrare in quella appunto del dialogo. Abbandonare ovvero l'idea dell'autosufficienza, ma c'è anche un bellissimo riconoscimento al cammino ecumenico che è stato percorso nel nostro paese, in Italia, certo grazie al Vescovo di Roma e non solo all'attuale Vescovo di Roma, Papa Francesco, ma c'è anche spazio, come sempre, per guardare al futuro, un futuro che non può che andare verso l'unità. Abbiamo parlato un attimo fa di Papa Francesco e ritorniamo però indirettamente attraverso la testata 7. E qualche numero fa, in realtà, infatti in copertina avevamo la premio Nobel Louise Gluck, una grande poetessa americana, e vogliamo però conservarlo, questo spunto, proprio perché l'attualità preme. Il viaggio di Papa Francesco in Iraq è quello che noi vediamo, le foto innanzitutto che sono di Ivor Prickett, il testo invece di Andrea Nicastro, sono stralci di colori, di murales, qualcosa di completamente diverso dalle vestigia storiche che ci aspetteremmo, perché in realtà l'Iraq, sì, è fragile e giovane, come scritto nel grande titolo, ma è soprattutto un paese che è stato distrutto. Comunque c'è questo elemento positivo da sottolineare, che in genere troviamo soltanto in stati africani, cioè che il 60% della popolazione è giovane, quindi sotto i 25 anni, secondo quegli ultimi calcoli che sono stati fatti. E c'è qualcosa di immediatamente doloroso da ricordare, che giustamente Nicastro mette in primo piano, cioè che la figura di Tareq Aziz, che è stato il vice di Saddam Hussein per tanto tempo e anche ministro degli esteri, un uomo che da cristiano aveva cercato di proteggere i cristiani, non solo è morto, ma ha lasciato un'eredità che non viene neppure raccolta. Tant'è vero che la testimonianza del figlio di Tareq Aziz, che vediamo qui nella foto, arriva da lontano. E Ziak ha 53 anni, come secondo nome quello stesso del padre, come usa in tante civiltà, è ingegnere civile, vive in Giordania, lavora anche negli Emirati Arabi. Insomma, potremmo dire ordinaria storia di tanti cristiani che sono dovuti scappare dall'Iraq e soprattutto hanno raggiunto questi paesi. Francesco ha annunciato un viaggio pastorale, 21 anni, ci ricorda Andrea Nicastro, dopo il progetto poi fallito di Giovanni Paolo II. Si accorgerà che di cristiani non ce n'è quasi più. La domanda è se tra milizie e tangenti esista almeno ancora uno Stato. Vedete che immagini che riportano appunto non solo a una realtà giovane, ma soprattutto caotica e priva di antica identità. Andiamo a vedere un po' più nel dettaglio
questo recente passato che ha influito anche su di noi, non solo sull'Iraq. Alla vigilia dell'invasione americana ci aveva provato Giovanni Paolo II ad andare in Iraq. Fu mio padre, Tareq Aziz, ministro degli esteri di Saddam Hussein allora, a invitare Sua Santità. Era stato in Vaticano l'anno del grande giubileo, nel 2000, e tutto sarebbe andato liscio se non fossero arrivate pressioni dall'estero per convincere Papa Wojtyła ad annullare il progetto. Evidentemente già 3 anni prima della guerra stavano preparando l'attacco a Baghdad. Oggi Ziad Tareq Aziz è un tranquillo ingegnere civile di 53 anni, lontano dalla politica, ormai in esilio dal suo Iraq, ma la vicenda del padre l'ha segnato. Un cristiano, il volto presentabile della dittatura, morì in carcere anni dopo essersi consegnato agli americani. E andiamo anche a riportare alcune delle parole del cardinale Luis Rafael I Sacco. Con l'arrivo degli americani si è sviluppato il settarismo sciita, sunnita, arabo, cristiano, curdo, di questa o quella tribù. La religione è un ombrello per corruzione e violenza. Bisogna ricostruire un'idea di patria e cittadinanza. Ecco, è difficile per noi immaginare cosa significa appunto non avere di fatto la protezione di uno Stato che formalmente pure ancora c'è, ma dover ricorrere, un po' come si faceva in antico anche nella nostra Europa, al potente di turno per proteggersi. E purtroppo i cristiani di protezioni ne hanno veramente poche, altrimenti non sarebbero fuggiti in centinaia di migliaia da questo paese. Abbiamo visto altre immagini dell'Iran, abbiamo già detto, ma qui, secondo la specificazione di Ziad Tareq Aziz, vale la pena di ripeterlo. L'Iran ha finanziato gli sciiti, l'Arabia Saudita i sunniti, gli Stati Uniti i curdi e nessuno i cristiani. Per questo siamo dovuti scappare, proprio come cristiani, attenzione, in Australia, Germania, Gran Bretagna, Giordania, Stati Uniti, Canada. Chinare la testa, questo è ovviamente un titolo di paragrafo che ci fa pensare appunto a un paese in cui la violenza di chi taglieggia è comunque una terribile violenza. Voi direte, anche nel nostro paese c'è chi deve subire il pizzo, ma naturalmente le condizioni sono piuttosto diverse a livello di robustezza dello Stato. Siamo un po' meno fragili, grazie a Dio. Gli Stati Uniti, spiega ancora il cardinale, hanno cacciato una classe dirigente senza formarne un'altra. L'Iraq vive da 17 anni nell'anarchia, con la gente che per paura della violenza torna alle certezze primarie della famiglia, della tribù e della comunità. E altri elementi li avevamo già riassunti in precedenza. Certo, è giusto accompagnare innanzitutto con la preghiera questa intenzione, che purtroppo rimane soprattutto tale per ora, di Papa Francesco a visitare l'Iraq, con la speranza appunto che le condizioni e la provvidenza ci metta lo zampino perché non cambino e perché non ci sia un'altra interruzione di un'intenzione così importante, soprattutto per il piccolo gregge dei cristiani iracheni. E siamo rimasti però ancora alla stessa testata, un numero molto più recente, perché anche qui c'è qualcosa di doloroso da raccontare, che riguarda il fatto che i musei con i loro tesori sono rimasti quasi in un limbo per mesi e mesi e mesi, ma adesso non solo attraverso i nuovi strumenti tecnologici, bensì anche da uno spiraglio che il governo ha concesso, sembrano riprendere vita. E allora andiamo a vedere questo articolo di Francesca Pini. L'arte racconta le sue storie online. Benvenuti a Parma, a Rivoli, a Milano e alla National Gallery. Intanto eccolo qui un celeberrimo
ritratto di Leonardo, che non manca mai quando si parla di opere d'arte, evidentemente. Il tavolo interattivo attende solo di essere sfiorato dalla nostra mano igienizzata. Il Covid-19 in questo caso è stato un'opportunità per ammissione del direttore del museo. Il complesso monumentale della Pilotta a Parma, Parma è stata capitale italiana della cultura, aveva vinto 4 anni fa l'assegnazione, ma c'è la proroga anche per questo 2021, lo resta capitale italiana della cultura, questa bellissima città emiliana, bellissima e buonissima, starei per dire, proprio per le specialità enogastronomiche. Naturalmente era giusto dare una proroga perché davvero in pochi hanno potuto approfittare a causa della pandemia, tutto si è quasi fermato immediatamente dopo le prime settimane del 2020. E ritorniamo allora al testo. Parma con i suoi 40.000 metri quadri di ambienti. Perché? Perché all'interno di questo complesso, chiamato appunto la Pilotta, c'è un polo culturale unico al mondo, è composto da diverse collezioni oggi riallestite, come quelle della Pinacoteca, dove c'è appunto la scapigliata di Leonardo che abbiamo visto, le raccolte archeologiche, quelle numismatiche, la pregiata dotazione libraria della Biblioteca Palatina, in cui ci sono incunaboli, manoscritti preziosissimi, e poi naturalmente anche il magnifico salone di Maria Luigia. Ecco, Parma non fosse altro che per la figura di questa seconda moglie di Napoleone, questa donna dalla vita eccezionalmente moderna, proprio per le sue scelte, ma anche per la capacità di resilienza, perché gliene capitarono parecchie durante la sua esistenza di disgrazie e di problemi apparentemente irrisolvibili. Ecco, invece poi trovò proprio in questo ambiente provinciale italiano un milieu meraviglioso che non solo la apprezzò, ma al quale lei donò tantissimo, e quindi a maggior ragione dobbiamo tener d'occhio nella nostra agenda questi tesori. Ma come avete visto dal titolo, si parla non soltanto della splendida Parma, si parla di altro. Perché? Perché ci sono molti elementi attraverso Cubi con la Q, però, tv.it, in cui si può conoscere un patrimonio che prima o poi torneremo a fruire in presenza. Per esempio, andando a Milano, tra le mostre celebrative per i 700 anni dalla morte di Dante, c'è anche quella che espone online per la prima volta digitalizzate 88 tavole per la commedia, disegnate dal pittore del Cinquecento Federico Zuccari. Insomma, come sempre, la nostra Italia non può che avere arte in maniera strabocchevole. Ecco, non è proprio possibile impedire agli italiani di avere contatto con l'arte e la bellezza. E certamente non sarà un coronavirus a riuscirci.